Buongiorno ragazzi, qui è Black e oggi farò vedere come creare delle sfere che si riflettono sul pavimento, tipo alla Tron Legacy. Vabbè, adesso vedrete meglio. Allora, prima di tutto, ovviamente cominciamo 4D, vabbè, ma l'avete già visto. Prima di tutto creiamo un piano e lo allarghiamo. Questa qua è la nostra base. Ok, come seconda cosa creiamo una sfera e la teniamo un po' alzata. Dopo vi farò capire perché. Cioè, dopo capirete perché. Dopo bisognerà farla attaccata, ovviamente, però dopo. E qua, 200 segmenti, mettiamo 50. Cazzo è? Scomparsa, fi? Boh. Dio Cristo, cazzo. Guarda. Cioè, non so io. Prende, poi scompare, tanto che se ne frega. Vabbè, 50 segmenti, qua ha aumentato il numero di pezzi lì da fare. Allora, poi andiamo qua su sfera, come già selezionato, prendiamo C, che praticamente la rendiamo modificabile. Ok, una volta fatto questo dobbiamo selezionare i pezzi di sfera per metterci dentro le luci. Allora, prendiamo questo pulsante. Ok, e come vedete così. Poi ci prendiamo qui. Oh Cristo, ok. Io personalmente faccio così all'inizio, faccio selection e loop selection per chi ce l'ha in italiano, ovviamente si capisce. E premendo shift, tenendo sempre premuto shift, selezioniamo i pezzi di sfera. Allora, guardate, per questo che l'ho tenuto un po' alzata, così almeno riesco a selezionare anche qui. Ok. Perfetto, e premiamo questo quando avete finito di fare quelle robe lì. Tenendo premuto ancora Shift, selezioniamo i pezzi dei pezzi che vogliamo noi. Adesso qua lo farò ovviamente a caso, però se volete farlo bene, cioè, fatelo bene voi da soli, se no ci metterete troppo. Ok, qua pezzi a caso. Magari uscirà schifoso alla fine, però. Come era? Non toccate con la boiata lì. Ok, perfetto. Ok, preciso e perfetto. Una volta fatto questo, fate il tasto destro e extrude. Lo premiamo e qua, dove cito off, test sets o cosa del genere, premiamo meno 20. Ok, e vedete, come vedete qua. È andato indietro, ecco. È andato indietro quelle boiate qua, cioè le cose che noi abbiamo selezionato. Ok, poi dobbiamo crearci tre materiali diversi. Ok, il primo materiale, guardate, ho scritto tutto qua perché mi ricordavo. Dobbiamo farlo di colore azzurro, che è l'interno della sfera. Adesso io ve lo farò vedere col colore azzurro, però ovviamente si può fare con qualsiasi altro colore. E dopo vi farò vedere anche, ovviamente. Poi facciamo il reflection, lo spuntiamo e facciamo texture Fresnel. Perfetto. E mettiamo, vedete qua, 100 e 100. Ok. Poi spuntiamo anche glow, che sarebbe alone. E lo mettiamo 81, il primo. 81, il secondo 27. 26, perfetto. E attiviamo la cosa speculare, vabbè, era già attivata. E boh, il primo è finito. Il secondo materiale invece è l'esterno della sfera. Ora color, il secondo è nero e si attiva soltanto riflessione, che la mettiamo ancora Fresnel e mettiamo 48,35, 48 brightness. Non sono un asso in inglese, però capitemi. E max straight 35, sì, 35. Perfetto. Ed infine l'ultimo, quello per il pavimento, che è aspetta, color grigio chiaro, va bene anche questo qua iniziale, con la riflessione Fresnel sempre.
di 100 qua e 50 qui. Ok, perfetto. E qua abbiamo finito di fare i colori. Allora, prendiamo il colore azzurro e lo trasciniamo dentro i punti selezionati. Poi prendiamo quello nero e lo mettiamo sulla sfera. Il colore nero lo mettiamo prima di quello azzurro e così praticamente è il risultato così iniziale. Fa un po' schifo, lo so. D'altronde. Ok, aspettane. Vediamo dove c'è una parte più bella. Che schifo di palla che è uscita. Ok, così. Poi, una volta fatto ciò, mettiamo, andiamo qua dove c'è questo cubo con dentro il coso lì, facciamo Hyper Noobs. Noobs. E mettiamo dentro la sfera. Ok. Ok. No, Fulvolo. Buono, perfetto. E come vedete i bordi sono diventati più ondulati. Più ondulati. Ok, il risultato già è migliore. Ah, è vero. Una cosa, riselezionate qua e mettiamo la sfera sul pavimento. Se no è inutile. Ok, perfetto. Ok. Poi mettiamo sul pavimento il colore qua. Perfetto, plan. E facciamo tasto destro, cinema 4 di tags e mettiamo compositing. Perfetto, e poi aspetta che lo trovo. Compositing, plan, compositing. FX. Cazzo è? Oh, eccolo qua. E spuntiamo il secondo. Se seen by reflection su compositing, manco l'avevo visto. E lo spuntiamo. Così. Come vedete. Vabbè, qua non ci sono ancora le luci. Vabbè. Comunque qua non c'è più il riflesso. Qua diventava chiaro e non c'è più il riflesso. Perfetto. Poi. Ovviamente così fa un po' schifo, dobbiamo metterci le luci. Sulle luci mettiamo una luce normale. E mettiamo Shadow Maps Soft. E poi mettiamo questo qua, Array. Uniamo la luce con Array. Oh, Cristo santo. Ok. Array. Così ancora shadow perfetto. Shadow ok, tac tac. No, sto guardando raga se è tutto ok. Ah, lo portiamo di sopra ovviamente. E che Cristo santo. Array. Portiamo qua di sopra. Ok, e qua c'è già una bella luce. Però possiamo, modificando l'array, mettiamo dove c'è scritto object, mettiamo raggio 800 metri e lo spostiamo anche un po' più in alto. Perfetto. Ok, e il risultato adesso è più o meno così. Ovviamente, aspettatene, sposto la sfera un po' più al centro. E anche la Rai. Ok, ora siamo pronti per fare il copia e incolla. Allora, edit, copy e ovviamente Hyper Noobs e lo copiamo due volte. No, ho sbagliato, cazzo. Un attimo, ok. No, non avevo selezionato per news. Allora, edit, copy, past. E ok, emo. Abbiamo tre sfere. Ne mettiamo una qui e l'altra qui, casomai. Ok, così. Ora possiamo... Che sta luce di merda.
Ok, ora possiamo zizzarrirci, bizzarrirci, sbizzarrirci, ecco, credo che si dica così, mettendole come vogliamo. Ok, così, e questa qua la mettiamo un po' più, così, spostiamo, adesso qua lo farò un po' la cazzo, no, cazzo, scherzo. Ah, devono essere ovviamente sul piano, eh. Perfetto, così. Così va bene. E questo è il risultato finale. Un attimo, mettiamolo bene, la telecamera e tutto. Perfetto, eccolo qua. Questo qua è il nostro risultato. Ovviamente i bordi, questi qua azzurri, li ho fatti, cioè, giù la cazzo. Cioè, nel senso, sono stato lì a vedere bene come farli, cioè farli bene. Ne ho fatti così, ho messo qualche riga a caso. Vabbè, casomai estendiamo un po' il piano. Biggest piano, go go go. Così. E boh. Questo è il risultato finito. Niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video tutorial, mettete un bel mi piace, se ne volete altri come questo, commentate e iscrivetevi per nuove sorprese.